Come la mettiamo poi con l'Europa che ci chiede comunque di agire sul termine dell'Unione Civile? Guardi, io mi aspettavo un'Europa molto più responsabile, ossia sicuramente questo è un tema importante. Nessuno ha mai negato che due persone che si vogliono bene devono poter stare insieme. Anche dello stesso sesso? Assolutamente, da lì poi trasformare un'unione in un matrimonio secondo noi ce n'è. Però detto questo, io vorrei un'Europa che si occupasse un po' più direttamente e soprattutto meglio di altri tipi di problemi. Cioè vorrei un'Europa che sanzionasse l'Italia rispetto per esempio ad una legge come quella della Fornero che ha distrutto intere famiglie. Siamo nel campo delle unioni civili, l'Europa ci chiede di agire su questo tema. La Lega che dice? La Lega dice che è un tema assolutamente fuorviante rispetto alle priorità. Noi pensiamo che in Italia la priorità sia la famiglia fondata sul matrimonio uomo-donna, in Italia una priorità sia il tema della nascita, del grave declino demografico, mi scusi? Avete un piano su questo? Cioè se l'Europa chiedesse, se la Lega fosse al governo, l'Europa chiedesse, beh dovete agire, dovete fare qualcosa, chiedesse, noi abbiamo sicuramente un piano, noi abbiamo assolutamente un piano che era quello, come lo abbiamo dimostrato con tutti i nostri emendamenti presentati, di normare e modificare il codice civile. Quindi riconoscere la possibilità per le coppie dello stesso sesso di avere delle garanzie dal punto di vista civilistico, non certo trasformare queste coppie in matrimonio. Secondo noi c'è una differenza, non c'è un'omologazione, in tal senso avremmo agito, senza venir meno a quello che diceva l'Europa, ma soprattutto senza venir meno alle richieste forse più urgenti che abbiamo in Italia.